Siamo nuovamente qui alla Formula Sai con un altro dei giudici di questa edizione, un giudice che ha una storia particolare alle spalle. Siamo con Giovanni Assetati, adesso Manufacturer Engineering presso la Fiat, che però è nato dalla Formula Sai. Tu fino a pochi anni fa eri uno degli studenti qui, adesso sei dall'altro lato. Raccontaci un ricordo della tua esperienza qui da studente e come è cambiata invece adesso la tua attività qui da giurato. Beh, diciamo che il giurato è qualcosa di relativamente nuovo, cioè mi sento molto più team member ancora adesso che non giurato, e devo dire che però anche facendo il giudice è molto interessante intanto vedere il lavoro degli altri, che era comunque la stessa cosa di cui mi occupavo io per il business plan, quindi il progetto di vendibilità delle macchine. Però a livello di giudice è bello vedere come posso essere utile magari alla giuria per dare un feedback veramente che tiene in conto quello che è veramente il punto di vista degli studenti. Perché cose molto stupide che magari sfuggono ad un giudice, a me non sfuggivano poi così tanto, perché ero perfettamente consapevole di magari alcuni atteggiamenti, specialmente da parte della giuria, che potevano infastidire i ragazzi che, insomma, che presentavano. Una banalità. Il problema è che quando effettivamente stai lì, stai facendo una prova, per te è come un esame all'università, quindi c'è per forza bisogno del massimo rispetto. E come ci si aspetta che uno studente o comunque un partecipante rispetti la giuria, per me deve essere esattamente la stessa cosa dall'altra parte, quindi magari non ci si può aspettare che un giudice faccia casino, se faccia una risata durante una prova. E quindi ho cazziato alcuni colleghi perché lo trovo poco rispettoso, per dire. E poi boh, ricordi di Varano, capirai, io ho iniziato qua, cioè la mia prima gara in Formula Sai è stata qua nel 2009 e per 4 anni ci ho buttato sangue e sudore, quindi boh, è un po' come stare a casa. La tortellata è un must, senza tortellata non vedo da nessuna parte.